Ed eccoci qui di nuovo insieme, finalmente tornate al completo, qui a Parole in Musica sul 264. Finalmente per una volta che ti ho lasciato da sola, dai. Ma sì, infatti, dai, non ti preoccupare, però mi fa sempre piacere averti qui con me, Ma noi come a Radio chi siamo? Le, non Cusano. ci siamo nemmeno Le presentate. Le Donatellas. Donatellas, le vostre Donatellas, qui a Parole in Musica, Arianna Caramanti insieme a voi e Donatella Donatella Soggeretto. Soggeretto, pronte per accompagnarvi in questa nuova puntata di Parole in Musica e andare a sentire tanti bei nuovi pezzi, nuovi artisti emergenti soprattutto. Perché vi diciamo questo? Perché abbiamo in collegamento subito subito una ragazza che è davvero molto molto giovane. Molto giovane, molto brava e anche molto bella, direi. È vero, Quindi, insomma, i soprattutto nostri molto brava. ascoltatori oggi hanno una puntata con tutte donne, almeno in questa Oh, prima parte. finalmente siamo tutte donne, cari miei, cari nostri Mi sento un po' seguaci. vecchia, devo dire, che rispetto a voi che siete due ragazzine, mi sento un po' anzianotta, ma va Tesoro bene lo mio, stesso. non è proprio, non Gallina sono. vecchia fa buon brodo, dai. Non sono proprio una ragazzina, perché dovete sapere che la nostra ospite di oggi, pensate, è nata nel 2001. È Io nel veramente una 2001 ragazzina. avevo 13 anni, Io non, quindi ma nemmeno lo voglio dire non lo quanti anni diciamo, ma avevo. vabbè, ne avevi 23. Sì, Vabbè, vabbè. dai, I che conti si fanno importa. presto. Sì, si fanno presto, però l'importante è avere qui con noi questa magnifica ragazza, no? Così piccola, ma già così brava. Non facciamola aspettare No, come al nostro infatti. solito, l'annunciamo subito. Lei si chiama Jasmine Pellegrini, appunto una giovanissima ragazza nata nel 2001, quindi ora quanti anni hai di preciso? Jasmine, ciao! 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 Ho 19 anni, ne faccio 20 tra qualche giorno. Sono una ventottenne, Ah, quindi. che invidia Jasmine, come ti invidiamo! Vorrei Ma anche io ritornare mi sento anch'io vecchia davvero. ormai, che faccio 20 anni. Non sono più una teenager. È Ma va vero, bene. mamma mia, ma lo sai che io mi ricordo, mi hai detto questa frase, ma come se fosse ieri, no? La frase di una mia amica, una mia coinquilina, che quando ho fatto lo scatto ai 19-20 anni, io già abitavo da sola praticamente con questa mia amica, e lei mi disse: ah, dai, che bello, si festeggia che oggi non sei più una teenager, ma mi sembra ieri, invece no, sono passati tanti Io anni. nemmeno li ricordo più come erano i miei 20 anni, sono passati troppi. Allegria, Eh sì, portaci via. vabbè, purtroppo è così. No, vabbè, perché ho una figlia, insomma, non dell'età di Beh, più o Jasmine, però, meno. insomma, fra pochino. Più o meno sì, dai, 5 anni di Eh meno sì, forse. Ecco. sì. Vabbè, detto questo, dai, ci stiamo perdendo in chiacchiere. Jasmine, noi siamo curiosissime di conoscere un po' tutto di te. Innanzitutto, da dove vieni, quanti anni ce l'hai detto, che studi fai e come soprattutto hai iniziato ad intraprendere il percorso musicale. Mi presento allora un attimo, appunto sono Yasmin, mi definisco una cantautrice, vivo a Roma e ora frequento un'accademia di belle arti, in realtà anche, faccio anche questo, mi piace l'arte in tutte le sue forme e appunto è uscito da poco il mio primo brano, è uscito il 3 febbraio e si chiama Alarm Clock. In realtà l'ho scritto un po' di tempo fa, l'ho scritto a 15 anni, quindi in primo liceo, e diciamo parla di una notte insonne. E era un periodo molto stressante della mia vita, un po' caratterizzato dall'ansia adolescenziale, non ho chissà cosa. Però mi ricordo che quell'estate non riuscivo mai a dormire e quindi ho deciso appunto di scrivere una canzone su queste sensazioni che provavo al tempo, e durante poi, cioè dopo che è scoppiata la pandemia e ci siamo dovuti rinchiudere in casa, abbiamo dovuto rinunciare ai contatti, le parole del testo mi sono sentita molto in sintonia con il testo che avevo scritto un po' di tempo fa, e quindi ho deciso di riportarlo in vita, perché mi sembrava molto adatto appunto a descrivere la situazione che stiamo vivendo. Perché penso che possa essere una cosa che vivono un po', soprattutto in questo periodo che hanno vissuto un po' tutti, il fatto di essere questo sentimento prevalente dell'angoscia Eh e sì. l'incertezza per il futuro. Quindi
Appunto, E mi ha sembrato dell'ansia. molto Perché poi, tra dell'ansia. l'altro, l'abbiamo letto anche in radio qualche tempo fa, dell'ansia che investe tanti giovani soprattutto, perché anche noi ci sentiamo un po' chi più chi meno ansiosi in questo periodo in cui siamo comunque tutti costretti sia a stare in casa, magari fare solo casa, lavoro e comunque ridurre al minimo indispensabile i contatti con le altre persone. Però i giovani, adolescenti, anche tu Donatella lo sai bene perché è una figlia più o meno dell'età di Sì. Jasmine, sono investiti da una grandissima ansia, un senso di ansia Beh, pazzesco. diciamo che per esempio ecco chi magari frequenta le scuole, no? Io faccio sempre un pensiero a chi magari inizia il primo superiore, no? Che comunque è già di per sé un cambiamento. E purtroppo quest'anno chi iniziava il primo superiore quest'anno ha dovuto fare la scuola non sempre in presenza, quindi divisi per gruppi. Ci sono delle persone che a volte non si sono nemmeno mai incontrate o quasi, quindi è anche brutto perché comunque manca questo senso di Sì. comunità, di condivisione. E poi diciamo la verità, vabbè, io ho una figlia che ancora va in terza media, però comunque veramente stare ore e ore davanti al telefonino, che è l'unico, diciamo, poi strumento con il quale poter comunicare con gli amici, è diventato veramente, veramente triste. A volte mi preoccupo anche un pochino perché poi diventa quasi una dipendenza. Chissà se poi, diciamo, una Assolutamente, sì. volta che comunque finirà la situazione, che si tornerà alla normalità, se poi sarà anche poi facile comunicare in presenza con le persone Sì. tra i ragazzi, no? La vedo comunque un momento piuttosto Molto difficile per particolare, le nuove generazioni. da qui possiamo anche capire, no, la L'ansia, preoccupazione di sì, quei certo. genitori che magari preferiscono che il proprio figlio esca la sera nonostante si vada incontro a dei divieti, magari. E nonostante non si faccia magari attenzione purtroppo a volte all'utilizzo delle mascherine e dei dispositivi di protezione, anziché vederlo chiuso in casa avanti al Beh, diciamo che telefonino. uscire la sera o stare insieme agli amici io non credo sia un crimine se si sta attenti, chiaramente con tutte le dovute accortezze, però sembra quasi diventato un crimine stare Brava, insieme, è insomma. vero, è una cosa pazzesca, allucinante, sembra quasi Jasmine, tu di che ne dici? vivere Dici un po', in come l'hai vissuto questo un periodo? clima Io anche. dittatoriale, vero? No, sì, molto, ma poi io anche facendo il primo. Quest'anno ho iniziato l'università, quindi io anche non ho. Noi siamo divisi in due. Vedi? Una settimana che va in presenza e una che sta online. E quindi è stato, ho iniziato proprio online, quindi è stato strano iniziare davanti a uno schermo, non mi era mai successo ovviamente, quindi è stato un po' triste, però poi ci siamo abituati ovviamente. Però sì, capisco appunto le persone che iniziano un nuovo percorso, può essere difficile, soprattutto secondo me al liceo, perché all'università si è già più grandi, Certo. quindi però il liceo, anche le medie. È È vero, è un difficile, periodo sì. molto difficile, da qui si comprendono tante cose, anche una forma di, tra virgolette, ribellione, no? Passami il termine, da parte di quei ragazzi che poi vediamo nelle cronache che si assembrano e non stanno molto attenti quando stanno tra di loro e si lasciano andare, no? Diciamo, tolgono anche quella corazza che li spinge comunque a stare attenti, giustamente, durante questo periodo al Covid. Tu hai degli amici così, li giustifichi in un certo qual modo, ti sei fatta un'idea un po', no? Sulla Io società e sui sto tuoi coetanei. molto attenta per quanto riguarda il Covid, sono uscita il meno possibile e diciamo che sono fortunata perché sono circondata da persone che la pensano come me, tutte le mie amiche sono molto attente, quindi diciamo se ci siamo viste comunque era sempre abbastanza distanziate e abbiamo provato ad uscire il meno possibile, ci siamo sempre viste a casa di qualcuna. Però sì, abbiamo fatto molta attenzione, secondo me è una cosa che dovrebbero fare tutti, appunto, per i Brava, propri brava. genitori. Queste Però sono vedi, no, parole importanti. dicevo però che comunque anche in un momento così complicato, avere una passione come può essere la tua per il mondo della musica, magari sicuramente in questo caso ti ha aiutato, perché comunque magari anche nel tempo che avevi magari a casa, hai saputo comunque investirlo in maniera utile, ecco, magari tirare fuori, un brano come questo. Però io volevo capire un pochino come ti sei avvicinata al mondo della musica, cioè da quando è partita questa tua passione? Allora, questa mia passione è partita da quando sono piccola e, diciamo, all'inizio in realtà io sono molto timida, quindi non cantavo e mi piaceva molto ascoltare la musica, i miei genitori ce l'hanno fatta sempre ascoltare tantissima e quindi mi ricordo che da piccola
in macchina soprattutto, inventavo delle melodie o delle canzoni e le cantavo proprio a bassa voce, non si dovevano sentire, e facevo come se fossi un film, guardavo fuori dal finestrino e cantavo queste canzoni ma proprio sussurrandole. E mi ricordo una volta mia madre che si gira, stava guidando e fa: cosa stai cantando? Io ero proprio mortificata, mi sono imbarazzata tantissimo, ho detto niente. E allora da lì è un po' nata così. Poi a scuola, ho frequentato una scuola alle elementari che ci facevano cantare tantissimo, e anche da lì ho cominciato a suonare la chitarra con la mia insegnante delle elementari, e quindi piano piano è diventata sempre di più, questa passione è sempre cresciuta di più. E appunto poi ho cominciato a scrivere le mie prime canzoni a 8 anni, e le scrivevo proprio, le scrivevo con una melodia, le parole ce le avevo tutte quante su un quadernino, e quindi da tanto, insomma. Da tanto. E poi come sei riuscita a sconfiggere la timidezza? Cioè, grazie alla scuola che comunque, no, ti ha fatto riscoprire un'altra te stessa, oppure in qualche altro modo magari ti hanno spronato anche i tuoi, La timidezza c'è sempre, ah. Io anche ora quando scrivo una canzone è sempre molto, oddio, deve essere perfetta prima di farla ascoltare agli altri. Però sì, poi ho frequentato una scuola, un'accademia di musica dalle medie, e quindi poi ovviamente quella è stata sicuramente una cosa che mi ha aiutato molto ad affrontare la timidezza, e sì, quella sicuramente è stata la cosa principale. E ho studiato canto e chitarra. E poi facendo concerti così, piccoli concerti dell'Accademia, ho abbastanza sconfitto questa timidezza. E poi come è arrivato il momento di pubblicare poi i tuoi brani? Come hai fatto? Cioè... E, allora, ne avevo tanti, e diciamo che non volevo comunque tenermeli solo per me. Ho detto: è ora di farli ascoltare a qualcuno, voglio condividere queste mie sensazioni con il mondo. E quindi poi ho, diciamo, contattato un arrangiatore, questa è proprio la prima canzone che ho arrangiato in modo professionale, quindi ho cominciato con questa, e piano piano ora sto facendo anche altre canzoni. Bene, bene, canzoni che poi ci farai sentire anche qui a Parole in Musica. Detto questo, abbiamo parlato di piccoli live, ma invece per quanto riguarda grandi concerti, non so, è suonato mai in un locale prima del Covid, chiaramente quando si poteva, hai mai provato, no, la sensazione di calcare un palcoscenico abbastanza grande? Ora non è che ti dico lo stadio di, non so, San Siro, però, o l'Olimpico, visto che siamo a Roma, però qualcosa così l'hai mai provata? No, purtroppo sarà sicuramente, è sicuramente uno dei miei obiettivi, però non ho ancora avuto modo di salire su un palco grande. Ho fatto delle piccole cose, ma sempre collegate appunto all'accademia a cui andavo, però sicuramente sono pronta a cantare in giro. Allora facciamo un appello a questo punto. Intanto cominciamo qui a fare un mini concerto, perché fra poco ci farai sentire qualcosa. Innanzitutto, ecco, Cusano Italia TV sarà un piccolo palcoscenico. Noi, vabbè, siamo solo in due, però ci siamo appena conosciute, quindi diciamo siamo curiosi di sentirti cantare. Siamo solo in due, quelle che vede siamo lei. Siamo solo in due, però... quelle che vede lei, ovviamente, come pubblico. Però insomma, chissà quanta gente a casa ti vedrà, ecco. Certo, siamo in tutta Italia, lo ricordiamo, quindi sicuramente ti vedranno in tanti, anche perché poi lo sappiamo, il nostro programma Parole in Musica è molto apprezzato anche da proprio gli appassionati di musica e lavoratori del settore, quindi non si sa mai, incrociamo le dita, e con l'occasione possiamo anche lanciare un piccolo appello affinché, no, possa la nostra cara Jasmine fare prima o poi un concerto, un live in qualche locale, magari qui a Roma. Invitaci, qui a Roma. Noi ci prenotiamo, certo, subito. Con una bella birra, un tavolino vicino al palco, sarà l'ideale. Detto questo, oltre ad Alarm Clock, che poi andremo a sentire perché ce la farai in versione acustica con la tua chitarra che è lì dietro, hai composto invece un'altra canzone nasconde, che si chiama Moonlight, in onore, cioè una storia veramente che... mi ha fatto commuovere tantissimo, perché non ho del tuo cane. Sì, l'ho scritta a 13 anni, mi sembra, sì, nel 2014. E, quell'estate
il mio cane è venuto a mancare ed era stato con noi da quando io sono nata, quindi era proprio come una sorella quasi. E quindi mi sono sentita di voler scrivere una canzone appunto per Luna, si chiamava, quindi Moonlight, Sì. il titolo è collegato al suo nome. E appunto ho scritto questa canzone abbastanza malinconica sul mio cane. Ed è stata la prima canzone che ho fatto ascoltare al mio pubblico dell'Accademia. La prima volta, sì. Ed è Ora che ci piaciuta? Ha sto riscosso pensando. successo? Sì, è piaciuta molto. Ma ancora Bene. ora mi piace. Infatti, magari riprendendo alcuni pezzi e rielaborandoli, sarebbe bello riproporla. Magari, che ne so, un pezzettino potresti Eh anche sì, noi farcelo sentire qui in siamo diretta. amanti degli animali tutte e due abbiamo il cane, quindi insomma capiamo bene magari anche no, Ebbè, l'affetto che può, insomma, può, certo. anche la situazione magari che ha potuto farti scaturire una canzone così, quindi siamo curiosi di Sì, ascoltarla, da un pezzettino faccela sentire. assolutamente. Un cane che, come hai detto tu, giustamente era una sorella perché è stata con te da quando sei nata fino a 13 Sì. anni, un vero e proprio membro della famiglia come noi li consideriamo d'altronde. Senti, Jasmine, prima di venire a noi e farci ascoltare il tuo bellissimo brano, che conosciamo noi, però chiaramente lo facciamo sentire anche a tutti quelli che ci stanno seguendo, io volevo chiederti una cosa, no? Perché sappiamo che cioè, tu hai descritto proprio la tua famiglia come una realtà variopinta, no? Perché tua mamma è italiana e il tuo papà è pakistano. Questo Sì. mix di culture è stato per te un motivo a parte sì, di orgoglio, però ti ha spronato in qualche modo oppure ti ha qualche volta ostacolato in alcune situazioni della vita? Allora, appunto, io sono cresciuta in una famiglia mista e questa cosa mi è sempre piaciuta molto. Non ho mai pensato che fosse una cosa che mi togliesse qualcosa, anzi, mi aggiunge a ciò che sono. E, purtroppo non sono mai potuta andare in Pakistan, però è una cosa che sicuramente farò nel futuro. Ci sono state una serie di eventi che non mi hanno portato a poter mai andare, né io né mio fratello, però sicuramente nel futuro voglio andare, soprattutto perché è una cultura che mi affascina molto e fa parte di me, quindi. Tuo Io ho padre è sempre pensato pakistano, che giusto? Tuo mio papà è papà. pakistano, sì, e mia mamma invece è di Roma. E penso che comunque avere due culture anziché una sia una grande ricchezza, È quindi. vero, assolutamente sì, siamo d'accordo. Quindi, cara Jasmine, veniamo a noi e facci Imbraccia la chitarra ascoltare, e vai, esatto, Alan facciamo sentire. Glock, esatto. Vediamo un po'. Oh, una Allora, bella mi chitarra preparo. acustica, quello che ci vuole per movimentare un Elettrica. po' la serata. Ok. Si sente, vero? Sì, la sentiamo. Ok. Cause it can get quite lonely and you're bad by yourself while you keep reminiscing about somebody else. On the laughter then that I don't feel like going home. All the times we pretend that I don't like being alone. Those 3 a.m. thoughts that start crawling in my mind. The sky is painted blue and it's making me blind. Million conversations I keep having in my head. Someone make them stop, cause I wanna go to bed. And I can't wait till the alarm clock rings. Driving me away from all these things. Cause I keep overthinking, but when the clock starts ringing, it's like my thoughts and even that. And I keep rolling in my bed all night. Every now and then I hope I see the sunlight. And I can't wait till the alarm clock rings. Driving me away, driving me away. And I keep rolling in my bed all night. Every now and then I hope I see the sunlight. And I can't wait till the alarm clock rings. Driving me away, driving me away. I don't know what it is that keeps triggering my mind. If I could visualize, I don't know what I could find. It's something deep inside of me, it's very hard to see. It's darker than the sky and it's colder than the sea.
those three and are that are crawling in my mind. The sky is big blue and the stars are aligned. Million conversations I keep having in my head. Someone make them stop, cause I wanna go to bed. And I can't wait till the alarm clock rings, driving me away from all these things. Cause I keep overthinking, but when the clock starts ringing, next time my thoughts aren't even that. And I keep rolling in my bed all night. Every now and then I hope I see the sunlight. And I can't wait till the long clock rings, driving me away, driving me away. And I keep rolling in my bed all night. Every now and then I hope I see the sunlight. And I can't wait till the long clock rings, driving me away, driving me away. And I keep rolling in my bed all night. Every now and then I hope I see the sunlight. And I can't wait till the alarm clock rings, driving me away, driving me away. Meravigliosa! Jasmine con Alarm Clock, brava! Cioè, una voce davvero strepitosa! Sì. Complimenti! Complimenti, così grazie. Giovane! Una voce davvero brava. Potentissima! Brava! Poi grazie quello che abbiamo sentito è tutto acustico, acustico, cioè, sì, infatti. Non c'è qualche diffusore strano, no? Qualche modificatore di voce, eccetera, qualche distorsione, no! È tutto merito, tutto frutto del tuo... della farina del tuo sacco, quindi bravissima Jasmine, grazie. Ancora tanti complimenti e devo dire la verità che non si vede proprio che sei timida, anzi sei proprio carismatica e trasmetti bellissime emozioni e senz'altro positive attraverso la tua musica e attraverso la tua voce. Senti Jasmine, prima di salutarci, ma tu da chi prendi spunto? Cioè, quali sono gli artisti che magari ti hanno guidato un po', no? In determinate scelte musicali nel corso della tua carriera, giovane insomma, giovane carriera? Diciamo che le mie influenze musicali più importanti sono state Elton John, sicuramente, Kate Bush, Bryan Adams anche, forse più sul rock stiamo andando. Brava, ci piace. Però sì, influenze pop rock, molto. Infatti spero di farvi sentire più presto il mio EP, spero che riuscirà quest'estate, sì. E sicuramente ha più influenze pop rock che solo pop. Beh, comunque hai citato grandissimi artisti che piacciono anche a noi. Io invece volevo sapere, ma i tuoi brani li scrivi sempre in inglese o hai composto anche qualcosa in italiano? Allora, i miei brani sono quasi del tutto in inglese. Mi piacerebbe però nel futuro scrivere in italiano. Diciamo che per me è più facile esprimermi in inglese, però ovviamente non escludo la lingua italiana, quindi nel futuro... spero di far uscire qualcosa in italiano anche. Invece una partecipazione, che ne so, magari a un Sanremo Giovani, un qualcosa ti piacerebbe? Ci hai mai pensato? Beh sì, è qualcosa che mi piacerebbe molto fare. Penso a qualsiasi artista emergente, è qualcosa, un obiettivo. E quindi sì, sicuramente mi piacerebbe molto. E lì però devi cantare in italiano, eh? E invece sì, preporti infatti... a qualche talent show, per esempio? Sì. Lo faresti? Sì, lo farei, assolutamente, sì. Qualsiasi cosa comunque che mi possa aiutare ad ampliare il mio pubblico e fare conoscere la mia musica è sempre una cosa positiva. Eh beh, direi di sì. Ma tutti, cioè, anche quello più noto di tutti? Se parliamo di magari X Factor, amici, quelli sono... i due talent che... Ecco, quelli musicali, diciamo, quelli settoriali, come è giusto che sia. Jasmine, quindi non ci resta che salutarci, augurarti davvero il meglio e soprattutto farti un grandissimo in bocca al lupo, chiaramente per la tua carriera artistica, però non è l'ultima volta che ci sentiamo, perché appunto pubblicherai il tuo EP quest'estate, a breve, insomma, quindi ti riavremo qui con noi magari per presentarlo, se vorrai, ok? Assolutamente, grazie mille.
Grazie a Ciao te. Yasmin, grazie di tutto. Anzi, ci fai sentire un pezzettino di Moonlight, È te l'avevi promesso. vero! Pensavi di farla franca così, eh? Ritiro fuori la chitarra, Dai, Brava, dai, dai! Allora, vediamo se mi ricordo gli accordi. Vabbè, un pezzettino, non è che deve essere tutta. Watching the moonlight from your chest. Oddio, non mi ricordo gli accordi, però se vuoi ve la canto io a cappella. Vai! Watching the moonlight from the rooftops, bringing back memories in your heart. Look how the moon smiles only to you. Must have been happy, but I'm feeling blue. Brava! Brava, Che voce meravigliosa, veramente, Jasmine! Ancora tanti, tanti bravissima. complimenti! Grazie. Un applauso meritatissimo! Per il tuo carisma, per la tua voce e soprattutto per la tua voglia di andare avanti e anche realizzare nuovi progetti nonostante la tua giovanissima età. Quindi ti auguriamo il meglio e ti aspettiamo qui la prossima volta. Grazie Grazie mille, a presto allora. a Ciao, a te, presto. carinissima Jasmine Pellegrini, che è stata qui con noi per presentare il suo ultimo singolo, Alarm Clock. Davvero molto, molto brava questa ragazza. Mi ha lasciato Anche a davvero me, devo dire, stupita. bellissima voce. Bellissima voce, bellissima ragazza, bravissima, cioè non le manca nulla, quindi insomma le Quando auguriamo il diventerà meglio. famosissima, potremmo dire di averla avuta ospite sin dall'inizio della sua carriera, però in musica qui con Arianna Caramanti e Donatella Hai Geletto. capito? Oh. Noi facciamo anche Noi scopriamo quello. talenti. Brava. Come diceva un claim di una famosa pubblicità, noi scopriamo A talenti. proposito di pubblicità, ci vediamo fra poco. Eh sì, fra poco però rimanete qui, Sì. incollati a Parole e Musica.